Buongiorno a tutti e a tutte. Il coronavirus in Italia. Abbiamo un nuovo record di guariti. I dati di ieri ci dicono 3.000 persone guarite nelle ultime 24 ore, che vanno ad aggiungersi alle altre e diventano 54.000 persone guarite in totale dall'inizio dell'epidemia. È invece in lieve rialzo il numero dei contagi, anche perché si stanno effettuando un numero di tamponi ogni giorno sempre maggiore, 63.000 solo ieri di tamponi. Per quello che riguarda tutti gli altri indicatori, invece, i numeri sono in calo. Sono in calo le persone, che si trovano in isolamento fiduciario, sono in calo le persone che si trovano in terapia intensiva ricoverate, sono in calo anche i decessi. Abbiamo un'unica regione, anzi un paio di regioni in controtendenza. Abbiamo la Lombardia che continua ad avere dei numeri in aumento in generale, soprattutto però in particolare per quello che riguarda la provincia di Milano e ci preoccupa ed è sta preoccupazione la situazione del Piemonte che sta salendo ed è diventata la seconda regione italiana interessata dopo la Lombardia e prima dell'Emilia Romagna. Qual è la situazione a Monte San Pietro? Nelle ultime 24 ore cosa è successo? Secondo i dati di ieri sera dell'ASL abbiamo due persone positive in più, quindi siamo a un totale dall'inizio dell'epidemia di 54 persone e abbiamo 6 persone in meno in isolamento fiduciario presso la loro abitazione, per un totale di 11 persone. A livello nazionale, Colao sta guidando una task force che è composta da tutta una serie di esperti e che dialoga costantemente con il primo ministro Conte, con le parti sociali, con gli enti locali e anche ovviamente con le autorità sanitarie per andare a comporre quella che sarà la fase 2. Sono stati pubblicati alcuni documenti, però sono, diciamo, si tratta di bozze. Il documento è ancora appunto in fase di sviluppo. Non appena avremo notizie più certe, sarà mia cura, comunicarvele. Veniamo ora ai festeggiamenti per il 25 aprile. Come vi avevo detto in un post precedente, quest'anno cade il 75esimo anniversario della liberazione d'Italia. Sabato quindi ci sarà una celebrazione importante che però dovremmo fare nel rispetto di quelli che sono i decreti, le ordinanze, le limitazioni e le regole, di distanziamento igienica alle quali ci dobbiamo tutti attenere. Per questo abbiamo organizzato un programma ovviamente diverso, ma che non vuol far mancare il sostegno di questa amministrazione a un momento veramente importante della nostra storia comune. Il tavolo della memoria e dell'impegno civile ha lavorato insieme all'assessora Alice Reina e ha composto il programma che vi vado a raccontare. Chi fa parte del tavolo? Fanno parte del tavolo l'ANPI Monte San Pietro, l'associazione La Conserva, Cinerana, l'associazione culturale L'Uomo che Verrà e l'Istituto Comprensivo di Monte San Pietro. Cosa avremo? Alle 2 nel canale YouTube del Comune di Monte San Pietro verrà trasmesso un documentario, una staffetta per il 25 aprile, che vi invito a guardare perché ci sono veramente tanti contributi e cerca di dare di cogliere un aspetto molto importante della storia della nostra liberazione. Alle 3 invece l'amministrazione comunale ha aderito a un progetto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia a cui invitiamo tutti voi e tutte voi a partecipare. Di che cosa si tratta? Si tratta di rimanere a casa propria, ma dal balcone, dalla finestra, dal cortile, dal terrazzo, suonare e cantare insieme Bella Ciao, per fare in modo veramente di poterlo celebrare distanti ma uniti. Grazie, buona giornata a tutti e a tutte. E mi raccomando, vogliamoci bene e stiamo a casa. Grazie.